Ora chiedo a Fabio Minazzi, che per le 8 più tardi veramente partire, non potremo continuare. Che cos'è questo senso della memoria? Che cos'è questa paura, questo timore di perdere la memoria? In te ci abbiamo lavorato molto su questo tema e abbiamo fatto parecchio. Però oggi, sentendo loro, mi viene veramente da chiedere, ma quale memoria infatti vogliamo preservare? E come fare per farla rimanere e per chi? So che ti sto chiedendo tanto che è necessario contatto, però è una capacità di sintesi tale che ci può aiutare almeno, illustrare, chiarire un po'. Io partirò da un'osservazione, non so chi abbia stabilito la disposizione di tavoli, però vedete che sono un po' isolato. Forse perché mi occupo di filosofia, allora la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale tutto rimane tale e quale. Però volevo dire un po'. No. Grazie, buonasera a tutti anche per l'invito e rispondo sinteticamente, ma penso di essere stato chiamato qui da parte della collaborazione che da anni abbiamo fatto sia con Daniela che con Sonia, sia pure per motivi diversi, per un altro motivo, perché l'Università dell'Insuri a Varese, dove lavoro, abbiamo fondato un centro che raccoglie archivi fondamentalmente, ma un archivio in particolare riguarda la fotografia, perché 2 anni fa le preziosine, come sono chiamate in gergo lombardo, cioè le suore del Sacro Sangue di Gesù, le preziosine appunto, ci hanno donato l'archivio di una poetessa, Antonia Pozzi, che forse voi sapete. Antonia Pozzi nasce all'inizio del Novecento e muore a 26 anni nel 38, suicida. E quando ci è arrivato questo archivio, io la conoscevo soprattutto come poetessa, e invece abbiamo scoperto che all'interno di questo archivio non c'era solo la parte, diciamo così, dei manoscritti letterari, ma c'era un fondo straordinario di fotografie. È non solo una grande poetessa, una grande fotografa. E poiché io appunto mi occupo della conservazione degli archivi, si è posto subito il problema della conservazione, tanto a sapere quante foto abbiamo. Allora, per rispondere alla domanda di Daniela, vi rubo un secondo per rispondere un po' partendo da questo archivio, che tra l'altro, ecco, colgo l'occasione, grazie a Sonia, questo archivio sarà visitato lunedì pomeriggio da un gruppo di persone che si è già segnalato, ma lo dico ai presenti, se qualcuno di voi è interessato a venirlo a vedere e a conoscerlo, mi manda una mail, lo trovate sul sito dell'Università degli Studi a Minazzi, e si organizzano appunto delle visite guidate a questo archivio che è veramente straordinario. E allora intanto ho chiamato dei fotografi esperti per questo archivio, poi un archivista, l'abbiamo stilato, intanto adesso sappiamo che abbiamo circa 5.000 foto. Ed è interessante perché siamo negli anni 30 e questa donna straordinaria cosa faceva? Era una ragazza, perché è morta appunto 26 anni, negli anni 30, verso i 20 anni, le viene regalata da una famiglia particolarmente ricca di Milano, che si stava formando all'Università di Milano, e inizia a usare la macchina fotografica come posso averla usata io quando ero adolescente. Ma a un certo punto, essendo anche una poetessa, la macchina fotografica diventa uno strumento che si lega con la sua ricerca poetica. E noi abbiamo quegli album, gli stessi che ha fatto vedere il relatore precedente, che sono stati costruiti dalla Pozzi, e a un certo punto voi vedete che non solo c'è la foto con la data, il luogo, ma c'è anche una breve scritta che spesso è un verso che segnala la foto. Allora c'è un incrocio tra la ricerca poetica e la ricerca artistica della foto. Non solo, questa donna aveva una capacità straordinaria quando aveva in mano la macchina fotografica, io la sintetizzo così: sapeva cogliere l'anima di ciò che voleva fotografare. E questo è il discorso che faceva prima l'altro relatore quando ricordava che c'è sempre un'impostazione, un'ideologia, una scelta. La foto non è la riproduzione naturale della realtà, no, la foto è un entrare dentro con una certa prospettiva, una certa scelta, anche pregiudiziale. Allora, cogliere l'anima di ciò che si fotografa è qualcosa di particolare, ma ancora, come la mia generazione ha fatto, ma questa ragazza lo faceva negli anni 30, sviluppava lei stessa le fotografie
nel lavello come ho fatto io in cucina. Quando i genitori erano a letto, noi ci si metteva lì a sviluppare. E qui c'era la magia della chimica, perché una foto che stava dentro la tiravamo fuori noi quando decidevamo che era il momento giusto. E quindi vedete che è un processo molto complesso, perché c'è il processo di avere in mano la macchina fotografica, di saper cogliere, perché io vedo ciò che so vedere. E questo è fondamentale, perché se io non so, non vedo. Se io chiedo ai miei studenti che piante vediamo fuori dalla finestra, noi facciamo lezioni all'ex ospedale psichiatrico, è un giardino straordinario impiantato negli anni 30, e ci sono Cedrus atlantica glauca, Cedrus deodara, ci sono delle magnolie, eccetera, eccetera. In genere il mio studente mi dice degli alberi. Non vedono quello che hanno sotto gli occhi, ma perché non vedono? Perché non sanno vedere, si è perso una... Allora la macchina fotografica vuol dire saper vedere come puntarla, ma poi vuol dire fare una ricerca anche di stampa personale, quindi l'aspetto chimico, vuol dire anche conoscere il procedimento con cui si stampa. E questo ci porta a un problema che per me, che sono archivista, è un problema drammatico, ed è il problema non solo delle foto, ma dei documenti. Io il mio primo computer l'ho comprato nel 1980, era un Mac, non era il Mac classico, il primo Mac, quello che mi ha rovinato la vista, perché aveva uno schermo piccolissimo, e funziona ancora, ce l'ho, funziona. Ma dall'80 a oggi, sono passati 36 anni, ho tutta una serie di computer e pochissimi dialogano tra di loro. Devo conservare dischetti diversi perché ogni tecnologia è, diciamo così, chiusa in se stesso. E allora, dal punto di vista del problema della conservazione, c'è questo fatto che noi sappiamo che c'è un mezzo che conserva molto bene, ed è la carta. La carta ha superato ormai 5-6 secoli e i documenti li ha conservati. Io non mi fido della soluzione informatica, anche se oggi sto trasferendo tutti gli archivi cartacei anche sulla dimensione informatica, perché faccio un esempio, abbiamo un archivio particolarmente ricco che ci è arrivato da una famiglia storica di Milano, conservava delle lettere del presidente Lincoln degli Stati Uniti, l'abbiamo messa online e dopo poco si è arrivata una richiesta degli Stati Uniti di poter utilizzare quelle. Ecco, questa è la potenza dell'informatica oggi, cioè online, stando in America, hanno consultato il nostro archivio, potete consultarlo anche stando qui a Mancano. Allora, rispondo alla domanda di Daniela. Primo, preferiamo la carta perché la carta è un supporto che la storia ci dice superato indenne alcuni secoli. Noi abbiamo un'edizione dell'enciclopedia dei maestri illuministi del Settecento, abbiamo tutta la raccolta del Politecnico di Catania dell'Ottocento, e quando voi vorrete venire nel nostro centro a vederla, sembra stampata ieri. Ci sono, e c'è carta e carta, la chimica, il bilancino. Se voi prendete la carta dei giornali pubblicati all'inizio del Novecento, si autodistrugge mentre... e sono passati solo 70 anni, si autodistrugge. La carta del Settecento, dell'Ottocento, del Seicento, del Cinquecento è una carta bellissima, ed è un problema chimico, come facevano le carte. Secondo, cos'è la memoria? In sintesi io direi che la memoria è lotta, è quel pregiudizio che diceva prima lui, cioè non c'è solo nel modo in cui imposto la macchina fotografica, perché non tutti sanno cogliere l'anima in ciò che vogliono fotografare, e quindi bisogna saper vedere ciò che si vuole vedere, e saper vedere è il punto fondamentale, ma ci vuole anche una lotta per la memoria. Chiudo con questo aneddoto che è vero. Io vorrei fare una domanda. Ma io chiudo con questo aneddoto, poi ti lascio fare la domanda. Secondo, no, ma per dire come è possibile tornare indietro, cioè quello che sta in un momento colpendo, ecco. Questo sistema della carta che è rimasto, io stesso ho lavorato nella camera oscura, poi però io veramente mi invito al digitale. La stampa a colore fatta col digitale, ma non ti rimane neanche a morire, dopo due anni è sparita. Quindi vuol dire che tutti, ma significa che allora il processo di massa della fotografia va a morire, perché bisogna cominciare a tornare tutti degli artigiani. Sì, questa ma, è la cosa di sostanza, ma non solo, ma guardate che l'industria non ce lo permette. No, ma il problema è più drammatico, non solo va a morire la conservazione a foto, vanno a morire le biblioteche. Quando io ho insegnato per alcuni anni a Lecce, e poi sono stato chiamato qui all'Università dell'Insubria, e per mia abitudine
consegno sempre alle biblioteche della mia università tutto quello che ho pubblicato, perché penso che sia un diritto di un mio studente andare a vedere le sciocchezze che ho scritto, così può vedere gli altri. Ecco. Quando sono arrivato all'Insubria mi è successo un episodio curiosissimo che mi ha fatto pensare, perché vado dalla bibliotecaria e porto le mie pubblicazioni in regalo, in omaggio, e la bibliotecaria mi risponde in questo modo: ah no professore, non crederà mica di liberare casa sua per venire a impestare la nostra biblioteca. Sono rimasto, non ha preso i libri. Allora ho cercato di capire perché io, regalando i libri, impesto una biblioteca che dovrebbe consegnare i libri. Perché ormai le biblioteche sono tutte online, moltissime riviste di medici, di biologi, sono solo riviste virtuali, e sono riviste per cui vale, adesso vi do una cosa tecnica ma è importante saperlo, perché questo è l'andamento del Ministero, non c'è nessun ministro che ha assunto questo problema perché ragiona in questo modo. Al Ministero ragionano, e questo è un criterio che ha preso proprio dalla ricerca scientifica di base, che una pubblicazione è come lo yogurt. Voi sapete che se lo yogurt non lo mangiate entro la scadenza non potete più mangiarlo, e così è la produzione scientifica. Per l'Italia dopo 5 anni il prodotto scade. Ecco, questo è qualcosa di terribile. Perché? Ma intanto io mi occupo di quella cosa con la quale, senza la quale tutto rimane tale e quale, quindi quando io mi chiedo ma quando è scaduto Platone, quando è scaduto Tommaso, quando è scaduto Kant, già subito capiamo che questo criterio di far scadere una pubblicazione dopo 5 anni non ha senso. Ma prendiamo pure l'ambito scientifico. 1905, Einstein pubblica la sua famosa teoria della relatività, che è una delle più potenti teorie che la storia del pensiero occidentale abbia mai prodotto. Di che cosa è ricca quella teoria? Di pensiero, che è una materia impalpabile. È il pensiero che mi permette di saper vedere, è il pensiero che mi permette di fare una certa foto, è il pensiero che mi permette di usare il bilancino in un certo modo. Il pensiero è il cuore di una cultura. Siamo noi riusciti ad avere un pensiero migliore di quello di Einstein, 2016? La risposta è no. Però per il nostro Ministero la pubblicazione di Einstein del 1905 è scaduta. Ecco, allora, siamo di fronte a questo. La lotta per la memoria non è solo la conservazione del supporto cartaceo, è la conservazione e la difesa del ruolo del pensiero in tutto quello che facciamo. E qui si aprirebbe un discorso enorme, perché la tecnica, tutti gli interventi precedenti a mio hanno evocato problemi tecnici precisi, la tecnica non è quello che in genere viene percepito. In genere si percepisce la tecnica come qualcosa, lo dirò con le parole della tradizione letteraria italiana, no? Tecnica cos'è? Qualcosa di automatico, e in quello che è automatico non c'è pensiero. Questo è uno sbaglio straordinario. Se voi leggete la voce arte dell'enciclopedia dei maestri illuministi, Diderot dà una definizione di tecnica straordinaria, che è esattamente l'opposto di quello che oggi domina. Dice: cos'è l'oggetto tecnico? Cos'è questo microfono? Qualunque strumento tecnico. E Diderot dice: guardate, lo strumento tecnico è qualcosa che non esisteva in natura, ed è quindi l'intelligenza, il pensiero dell'uomo che si materializza in un oggetto. E questo oggetto è un anello di congiunzione tra due mondi: il mondo della natura, che è retta da leggi, diceva Galileo, sorde ed inesorabili, cioè leggi universali necessarie, e il mondo della fantasia, della creatività, del pensiero. L'oggetto tecnico è questo anello di congiunzione. Noi viviamo in una società che abbiamo costruito grazie alla tecnica, ma allora, diceva Diderot, la tecnica è cultura. E questo è il punto fondamentale: bisogna recuperare la cultura e il pensiero che è dentro nell'oggetto tecnico, avendo la capacità appunto di dominare noi la tecnica, non essere dominati. E invece lo scenario che è stato disegnato prima è proprio questo: la grande industria sta disegnando un meccanismo che ci espropria del pensiero che è dentro nelle prassi. Per cui la difesa della fotografia all'argento è in realtà è la difesa di una prassi che è legata a un fare artistico e culturale, che è legato appunto anche alla storia di questa tecnica. E quindi io penso che la memoria debba essere intesa come lotta, come impegno, come sforzo. Chiudo con questo aneddoto. Nel mio centro conserviamo una ventina di archivi, uno dell'Ottocento e poi gli altri tutti del Novecento, e circa 13.000 volumi sono biblioteche d'autore. Io sono un professore, ho fondato questo centro, ma insegno fondamentalmente.
Quando sono andato al mio rettore, che è un informatico, quindi un ingegnere informatico, gli ho chiesto lo spazio per questi materiali che tanto ci erano stati donati, che non so più dove metterli. E il rettore mi ha detto, ma perché ti devo dare spazio per conservare della carta, dei libri, quando io su online trovo solo l'organo di Aristotele? E l'obiezione era reale. E la mia risposta, che non avevo pensato che mi facesse questa domanda, però la risposta mi è venuta lì per lì, ma la risposta corretta, giusta, è questa: ma perché noi abbiamo biblioteca d'autori, quindi abbiamo l'edizione dell'organo di Aristotele con i marginati, cioè con gli appunti dell'eminente studioso che ha lavorato su questo. E questo non c'è da nessuna parte, è un bene unico. Ecco, allora, in questo senso la risposta è stata sì, mi ha dato lo spazio. Però vi posso dire che la lotta è sempre, perché con l'informatica non abbiamo più bisogno dello spazio delle biblioteche. Ecco, invece bisogna avere la capacità di difendere questi strumenti, questi oggetti tecnici, il libro, perché sono oggetti come il cucchiaio e la forchetta, cioè sono di una tale perfezione che non sono ulteriormente perfettibili. E allora bisogna avere anche il coraggio di dire. A me è capitato quello che hai evocato prima, avevo delle foto che la mia compagna ha tenuto su un computer, a un certo punto questo computer è saltato e abbiamo perso circa 3 anni di foto della vita, dei primi 3 anni di vita di mamma, che avevo cercato di recuperare. E da allora, perché vedete, è successo anche a me, da allora io tutte le foto fatte con le macchine le stampo, tutte, perché è l'unico modo, è le scatole della Pozzi sono scatole esattamente così, in metallo, con intelligente, della conservata, e anche le pellicole abbiamo ritrovato. Quindi voglio dire, dobbiamo veramente impegnarci per lottare per questo. L'ultima moda in Italia è che quando fanno le visite di sicurezza nelle scuole, sapete qual è il locale più pericoloso delle scuole? La biblioteca, perché è a rischio incendio. Ecco, se iniziano a passare queste culture in una scuola, pensare che bisogna eliminare la biblioteca perché è a rischio incendio, vuol dire che bisogna riattrezzarsi per un'altra difesa. Mi spiace che io non starò a cena questa sera, mi spiace che non ce la faccio, quindi non potrò continuare il discorso. Okay.